Ciao a tutti! Come si può vedere, il rubinetto a muro attacco lavatrice si è indurito talmente tanto che devo fare molta forza per aprirlo. Prima che si rompa la levetta di apertura e chiusura, lo sostituisco. Materiale necessario: rubinetto a muro attacco lavatrice, pinza pappagallo, nel mio caso chiave da 15 non strettamente necessaria, canapa, mastice, antiossidante, antigrippaggio. Nel mio caso aggiungo la chiave da 21 e la chiave inglese regolabile, anch'esse non strettamente necessarie. Iniziamo. Tenendo aperto il rubinetto più basso, in questo caso quello del bidet, chiudo il rubinetto della centralizzata. In questo modo non troverò acqua residua durante lo smontaggio del rubinetto a muro. Posiziono un recipiente sotto, con un po' di fatica chiudo il rubinetto. Svito il tubo di carico della lavatrice e lo riverso nel recipiente. Uscirà qualche goccia d'acqua presente nel tubo. Apro il rubinetto per far uscire qualche residuo. Con la pinza pappagallo svito il rubinetto. Nel mio caso, per esempio, potrei anche utilizzare una chiave da 15. Siccome questo rubinetto è diviso in due parti, ora svito il raccordo filettato che è ancora rimasto nel muro. Anche in questo caso potrei usare la 21, oppure la classica chiave inglese regolabile. Chi non avesse queste chiavi a disposizione può utilizzare tranquillamente la pinza pappagallo, magari con un po' più di forza. Con uno straccio pulisco il filetto interno eliminando bene i residui della vecchia canapa. Ed ecco qua il nuovo rubinetto con il coprifilo cromato. Provo ad avvitare il tutto per vedere quanti giri devo fare. Allineo bene il filetto e conto i giri. 1, 2, 3, 4. Se provo a fare il quinto, non me lo fa completare. Quindi per avere il rubinetto allineato mi dovrò fermare al quarto giro. Questa prova va fatta prima di mettere la canapa, perché una volta messa non si può tornare indietro svitando il rubinetto, a meno che non si rifaccia tutto da capo. Il mio attacco a muro sporge di qualche millimetro dal filo piastrelle, di conseguenza mi tiene il coprifilo staccato. Quindi piego i quattro dentini all'interno per mandarlo il più possibile contro il muro. Non è perfetto, ma va molto meglio di prima. Prendo una striscia di canapa e la stendo in modo che non ci siano nodi, larga quanto il filetto del rubinetto. Inserisco prima il coprifilo, la giro attorno alla filettatura bella aderente ed in modo uniforme senza fare scalini, ruotando al contrario rispetto all'avvitamento del rubinetto. Libero il passaggio dell'acqua, spalmo il mastice sulla canapa, imbocco bene a mano il filetto e conto i quattro giri. 1, 2, ora mi aiuto con le pinze perché non riesco più a far forza, 3, 4. Mando contro il muro la ghiera coprifilo. Chiudo il rubinetto. Ora posso aprire il rubinetto della centralizzata. Chiudo ovviamente il rubinetto del bidet. Provo a far uscire un po' d'acqua. Ed ora la levetta di apertura e chiusura è perfetta. Collego il tubo di carico della lavatrice. Da notare, mentre si stringe la ghiera, è bene tenere fermo il tubo per evitare che si attorcigli.
Se vi è piaciuto il video mettete un like ed iscrivetevi al mio canale. Grazie, ciao, alla prossima!